Le rassicurazioni del sottosegretario Gianluca Vacca e la soddisfazione dei vertici Saga e della regione, salvo il volo Pescara Rinate, ed anzi all'Italia Rilancia. È stato lo stesso sottosegretario del MiBAC Gianluca Vacca, proveniente da Roma, a voler dare personalmente la notizia che il volo dall'aeroporto d'Abruzzo a Milano non è assolutamente a rischio. Ho scritto ai commissari straordinari per chiedere informazioni e ho contattato subito i vertici dell'Italia. La notizia è che non c'è nessuna intenzione da parte dell'Italia di tagliare il volo Pescara Linate, eh, anzi, sono consapevoli del, eh, del fatto che è un volo che va benissimo, che è molto utilizzato per, non soltanto per gli Abruzzesi ma anche da fuori Regione, quindi non c'è nessuna intenzione di tagliare questo, questa tratta. Lo spostamento e l'eliminazione temporanea del volo del pomeriggio è soltanto dovuto ai lavori di Linate, quindi c'è stata una riprogrammazione, uno spostamento su Malpensa. ma... Eh, All'Italia è ben consapevole delle potenzialità del, dell'aeroporto di pescare, in particolare del volo Pescara-Linate, quindi non c'è nessun rischio per gli abruzzesi. Esulta il presidente Sagari Paolini proprio nel giorno in cui vengono resi pubblici i dati sui passeggeri, più 7% rispetto a giugno 2018, più 5,4% nel periodo gennaio-giugno. Abruzzo rimane collegato all'Inato il 27 ottobre. Nel frattempo abbiamo Malpensa che vorremmo conservare, o anche in alternativa Fiumicino, perché nel mentre ci serve il business sull'Inate, noi abbiamo la necessità del volo intercontinentale, del collegamento e avere un hub come Fiumicino-Malpensa fa la differenza. Quindi per noi la vertenza all'Italia è ancora aperta e continueremo a chiedere per noi e per le altre regioni terremotate, peraltro, questo aumento di linee, questo aumento di impegno pubblico dell'Italia. Da questo versante è già operativo il tavolo tecnico a Roma, dove si ragiona sulla possibilità di abbattere i costi dell'handling, una tassa di arrivo e partenza a carico delle compagnie, come sgravio fiscale, a vantaggio degli aeroporti delle tre regioni colpite dal terremoto. È necessario superare l'ostacolo del cosiddetto aiuto di Stato, bandito dall'Unione Europea, ma il la... sottosegretario Vacca è ottimista. Soddisfatto anche il sottosegretario alla Presidenza della Regione, Umberto De Annuntis. C'è un'azione di rilancio, un'azione di sviluppo, eh, i passeggeri continuano ad aumentare nonostante il blocco di Linate per questi tre mesi, quindi siamo certi che l'aeroporto di Poscala potrà svolgere un grande ruolo per lo sviluppo della nostra regione nei prossimi anni.